Nella serata del 18 febbraio scorso la squadra Pegaso del commissariato di polizia di Mazzara del Vallo al culmine di un'intensa attività di indagine protraptasi per giorni ha tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione spaccio di cocaina un noto pregiudicato mazzarese, le cui iniziali sono MA. In particolare nell'ambito di specifiche attività dirette alla prevenzione generale e al controllo del territorio nella periferia di Mazzara del Vallo già da diversi giorni gli uomini della Polizia di Stato e del Commissariato di Polizia di Mazzara avevano moltiplicato i servizi di osservazione e di pedinamento estesi nel noto quartiere popolare di Via Potenza. Gli investigatori hanno tenuto costantemente d'occhio l'abitazione privata di MA dove l'uomo era abituato a ricevere numerosi tossicodipendenti a tutte le ore del giorno e della notte L'intensa attività di indagine condotta senza risparmio dagli investigatori ha permesso di fermare tempestivamente prima che si desse alla fuga un cliente dell'arrestato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina Confermata in questo modo la pista investigativa i poliziotti hanno deciso ha deciso di fare irruzione in casa di MA, perquisendola e scoprendo, ben occultati, complessivi 10 grammi circa di cocaina pura, in polvere e in pietra. Sono stati sequestrati anche tutti gli strumenti utilizzati per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente, oltre a una somma di denaro pari a 610 euro. Si calcola che l'uomo avrebbe potuto ricavare complessivamente dalla sostanza, una volta tagliata, circa 8.000 euro. Condotto immediatamente negli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza, sulla scorta di tali risultanze investigative, il Mazzarese è stato tratto in arresto, poiché è ritenuto nella flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Completata la redazione dei relativi atti di polizia giudiziaria, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.